No, qua attesa, ora iniziamo. Certo, questa allora, non è nell'attesa. Serve per un attimo. No. Serve per il trucco, non è l'attesa. No. Serve per capire quello che dico oggi. Beh, uno lascia uno per qua. Ho già avviato la diretta, quindi si vedono tutte. C'è la diretta, sì. Ah. Il link non l'ha mandato. Come no? Sì. L'ho mandato? Ieri sera. Ieri sera. A me non l'hai mandato. Ah, non c'ho un numero perché l'ho mandato su WhatsApp, siccome è. Schermate, quindi vabbè la. No, lascia aperto. Dovrebbe venire altro giorno. Il convegno si chiama Patria, Socialismo e Indipendenza, visto che non è che ci abbiamo fatto le locandine. Sì, è un seminario di lavoro per un po' di ragazzi che hanno bisogno di. Dove c'è? Usa il microfono, Fernando, così almeno si sente anche l'audio. D'accordo, una cosa che proprio non sapevo è che, so che al mondo ci sono stati dei dittatori, ma lo sapevate che alcuni dei dittatori attuali a quanto pare sono anche tossicodipendenti? Questo potrebbe spiegare alcune cose, anche Hugo Chavez è coinvolto in tutto ciò, ma non ci sono prove che lo confermino. Tra l'altro si dice che ogni mattina mastichi cacao e che mangi anche qualcosa chiamata pasta di cacao. Spesso che sia cosa? Crea dipendenza e lui la riceve dal dittatore in Bolivia. E che cosa hai detto? È il dittatore venezuelano Hugo Chavez, un nemico dichiarato dell'amministrazione Bush. Dobbiamo considerare il governo del Venezuela come una forza negativa nella regione. Del Venezuela, Hugo Chavez è stato ed è un dittatore. Uno dei peggiori dittatori del mondo, Hugo Chavez. Il presidente venezuelano è diventato più pericoloso per gli Stati Uniti di quanto sia mai stato Fidel Castro. Si dice che la ExxonMobil sia stata rubata dal presidente venezuelano Hugo Chavez. L'uomo forte dell'America Latina. È un clown assassino. Ecco cos'è lui nell'America Latina di oggi. Hugo Chavez è un dittatore. Questi dannati dittatori come Chavez. Se hai detto che detesti Hugo Chavez e Fidel Castro significa che odi i dittatori. Nel libro lei cita Otto Reich, che è stato ambasciatore del Venezuela nel 1980, che dice che lui è più pericoloso di Bin Laden e gli effetti della guerra di Chavez contro l'America potrebbe eclissare quelli dell'11 settembre. Chavez sostiene il terrorismo su base quotidiana. Non fa nulla per proibire la droga. Sostiene le ambizioni nucleari iraniane. Le ambizioni nucleari della Corea del Nord, lavora con i siriani, ha invitato apertamente Al-Qaeda e Hamas a venire a Caracas. Chi è? Il Fondo Monetario Internazionale è una potente istituzione finanziaria che ha come membri 186 paesi, ma è controllata in maniera preponderante dal Dipartimento del Tesoro statunitense. Il suo sostegno per i governi in paesi a basso e medio reddito è spesso considerato cruciale per la sopravvivenza politica. L'FMI aiuta a mantenere stabile l'economia globale attraverso il flusso ordinato di denaro tra i paesi che hanno diverse valute. La più grande sfida al nuovo predominio di Washington venne dal Sud America, un continente che FMI e il Ministero del Tesoro avevano spesso usato come cavia nei loro esperimenti economici. Nel 1988 l'economia venezuelana è stata un disastro. I salari stavano crollando da anni e la povertà era in aumento. Il governo venezuelano era in ginocchio davanti all'FMI.
Quest'ultimo imponeva un programma di adeguamento spiato dal cielo. Si era formato nell'esercito, quando l'esercito è stato usato per massacrare il suo stesso popolo. Chavez e un gruppo di giovani ufficiali si sono riuniti e lui ha detto: non è per questo che siamo stati creati. Voglio dire, l'unico e vero scopo dell'esercito è quello di difendere il paese dalle invasioni esterne. Esattamente 3 anni dopo, nel febbraio 1992, Chavez ha lanciato una sfortunata rivolta per rovesciare il governo, ma lo sciopero generale che era stato promesso non ha mai avuto luogo. Amici, mi dispiace informarvi che in questo momento gli obiettivi che ci eravamo prefissi non sono stati raggiunti nella capitale. Vale a dire che qui a Caracas non abbiamo preso il potere. Ora qui davanti a voi e alla nazione mi assumo la responsabilità di questo movimento militare. Molte grazie. Non c'è dubbio che il colpo fosse il fu eletto presidente. Perché una persona che ha organizzato un sanguinoso colpo di Stato 6 anni fa è così popolare tra la gente? Abbiamo alle spalle 40 anni di criminali travestiti da politici. Questo potere che voi tutti mi avete dato non appartiene a me. Questo è il vostro governo. È stato eletto un governo che non sarà il governo di Chavez, perché Chavez è il popolo. Sarà un governo del popolo. Aveva promesso riforme di vasta portata per elevare gli standard di vita dei poveri, migliorare la democrazia e condividere la ricchezza petrolifera del paese con coloro che non ne avevano mai beneficiato in passato. Nel giro di 3 anni, Chavez ha proclamato il Venezuela una repubblica bolivariana e ha iniziato a mantenere le sue promesse. Hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione in Venezuela. Siamo stati preoccupati per alcune azioni del presidente venezuelano Chavez e il suo modo di intendere cosa significa sistema democratico. Il Venezuela è importante perché è il terzo più grande fornitore di petrolio. Direi che il signor Chavez, e lo conferma anche il Dipartimento di Stato, probabilmente non ha a cuore l'interesse degli Stati Uniti. Le riforme? Il colpo di Stato contro Chavez aveva un motivo. Il petrolio. Bush aveva fatto un piano. Primo, Chavez. Il petrolio. Secondo, Saddam. L'Iraq. La ragione dietro il colpo di Stato in Venezuela e l'invasione dell'Iraq è la stessa: il petrolio. In prigione dall'esercito. Ho visto la morte in faccia. Erano sul punto di uccidermi, proprio davanti a me. Avevo i loro fucili puntati davanti a me e alle mie spalle. Stavo discutendo con loro, pensando a Che Guevara, che aveva detto che sarebbe morto in piedi. Mi sono detto: non ho intenzione di chiedere clemenza né pietà, sto per morire in piedi. Gran parte dei media americani ha accolto con favore il colpo di Stato. L'editoriale del New York Times ha scritto che la democrazia venezuelana non era più minacciata da un aspirante dittatore. Questo riferimento a Chavez ignorava l'ironia di quello che stava realmente accadendo per mano di un dittatore reale. Attenzione! Siamo qui per sciogliere l'Assemblea Nazionale. Siamo qui per respingere il Presidente e la Corte Suprema dalle loro posizioni illegittimamente occupate. E così pure il Procuratore Generale e il National Election Board. I membri dell'opposizione hanno dichiarato alla Corte Suprema che il Presidente della Repubblica, tenente colonnello Chavez, è malato di mente. I media del Venezuela divennero essenzialmente una parte dell'opposizione nei mesi precedenti al golpe. L'FMI, in genere lento nel rispondere alle richieste di aiuto della gente che muore di fame in Africa, è stato velocissimo a manifestare il proprio sostegno al colpo di Stato. Spero che questi colloqui possano continuare anche con la nuova amministrazione e siamo pronti ad aiutare la nuova amministrazione nei modi più idonei. L'obiettivo era semplice. L'FMI diceva chiaro e tondo al mondo che il rovesciamento di Chavez è stato attuato negli interessi del capitalismo globale. Si sono incamminati numerosi verso il palazzo. Ho votato per Chavez e voglio che finisca il suo mandato, perché se questa è una democrazia, allora la legge dovrebbe essere rispettata. Anche i soldati hanno detto ai loro ufficiali che non avrebbero appoggiato il golpe. Le forze armate sono con il popolo!
hanno circondato e mi hanno protetto. I paracadutisti con i loro elicotteri mi hanno portato in salvo sull'isola. Sono un leader paracadutista ed erano i miei uomini. Mi hanno riportato al palazzo, circondato dal popolo. Carmona ha dovuto abbandonare il palazzo. Un cardinale è venuto sull'isola in cui mi trovavo per farmi firmare una lettera di dimissioni. Perché Washington pretendeva una lettera firmata di dimissioni. Gli ho detto che dovevano pregare perché stavano venendo a salvarmi. Chavez ha un pessimo record di diritti umani. L'amministrazione Bush l'ha paragonato a Hitler. Ma quella dei diritti umani è diventata un'espressione sussurrata quanto lo era la parola libertà durante l'era sovietica. Ma anche qui esistono politicamente due pesi e due misure. In confronto, il nostro vicino più prossimo e alleato della regione, la Colombia, ha un rispetto dei diritti umani peggiore che nel Venezuela. Ma poiché il presidente Uribe è percepito come amico di Washington nella guerra della droga, qui ottiene quei favori dai media che Chavez non ha. Pochi giorni che sono stato con voi, che vi siate, come dire, corazzati contro queste cose. Ma all'inizio deve essere stato scioccante. Mi affettò. Ha influito su me personalmente. È stato doloroso per me vedere. È stato doloroso vedere le bugie e la mancanza di rispetto per le persone. Ma poi ho capito che è un gioco. E qualunque cosa faccio, posso vestirmi da prete, con un bel cappello rosso in testa. Continueranno sempre a chiamarmi tiranno. Il popolo sa la verità. Io è George W. Bush. Sei un asino, signor Bush. Ieri il diavolo è stato qui. E c'è ancora puzza di zolfo. Su Chavez è che è nato in una misera capanna di fango ed è cresciuto in povertà. E questo ha influito sulla sua visione del Venezuela al punto da considerare la trasformazione del paese la sua missione. Io sono nato 100 metri più avanti da quella parte. Come stai, mia cara? Ah, piccolina. Per 50 anni il Venezuela è andato avanti senza progetti. Adesso abbiamo un grande progetto. Anche del professor Stelvio Dal Piazza, che è il nostro senato, come lo chiamiamo noi, la nostra mente, il nostro cuore anche. Un saluto a tutti, un saluto ai nostri ospiti che ci hanno gentilmente offerto la loro presenza e sicuramente accresceranno il livello di questo seminario di studio per pochi intimi, come al solito, ma così è. E prendiamo quello che abbiamo nella speranza che vengano tempi migliori e che ci siano orecchie pronte ad ascoltare quello che abbiamo per dire. Vi rubo solo un 25 minuti, non più, perché l'argomento è un argomento che patria, indipendenza e socialismo per sviscerarlo dovremmo fare più e più seminari, però cerchiamo di cavarcela con un'ora e mezzo, dunque vediamo quello che possiamo fare. Leggo, perché mi sono preparato un pezzo che poi finirà anche nel prossimo volume che andremo a pubblicare.
Non so quanti di voi si saranno chiesti cosa c'entra e se c'entra il contenuto del filmato che abbiamo appena visto con l'argomento che siamo chiamati ad approfondire questa giornata. Probabilmente almeno un briciolo di perplessità a qualcuno di voi sarà sorta, perplessità che legittimamente io vi concedo, ma che credo di poter fugare abbastanza rapidamente. Sono fermamente convinto che se si vogliono condensare i termini di socialismo, patria e indipendenza in un unico esempio istituzionale concretamente realizzatosi in questi ultimi decenni di sfacciato e prepotente turboliberismo, non si può non fare riferimento alla rivoluzione bolivariana del Venezuela di Hugo Chavez. Del resto, in Italia e nella vecchia Europa, dove nel supermercato della politica, ormai, ne parlavamo questa mattina, nascono come funghi i movimenti sovranisti che io chiamo della 25esima ora, a chi potremmo guardare? Abbiamo esempi, non so se possono partire, Grillo, Renzi, forse, Meloni, Salvini, in Europa, Merkel fa un saluto particolare, Hollande, potremmo guardare a questi? Beh, il paragone onestamente sarebbe un'offesa alla memoria e all'opera del compianto Hugo Chavez. Ora io sono partito dall'esempio di una nazione lontana da noi, perché bisogna riconoscere che quel paese e quel capo carismatico hanno rappresentato ciò che in altri tempi in Europa talune rivoluzioni nazionali riuscirono ad essere in qualità di argini all'espansione del capitalismo finanziario transnazionale, anche allora, come oggi, controllati dai medesimi signori del denaro, che guarda caso, se andiamo a vedere nomi e cognomi, sono sempre gli stessi. Facciamo mente locale, guardiamo indietro. Dal secondo dopoguerra ad oggi, chi in un occidente, parlo, chi in un occidente che ipocritamente continua ad ergersi a paladino dei diritti dell'uomo ha veramente difeso i popoli e le nazioni sovrane dall'attacco del turbocapitalismo economico e finanziario o dai diktat imposti da organismi sovranazionali che rispondono solo a chi li gestisce? Praticamente nessuno, non l'ha fatto nessuno. Se invece guardiamo in giro per il terzo e il quarto mondo, gli esempi ne troviamo. Penso all'Egitto di Nasser, all'Argentina di Perón, al Vietnam di Ho Chi Minh, l'India di Gandhi e metterei anche la Cuba di Castro. E potrei continuare arrivando a tempi più vicini a noi, con la Libia della grande Jamahiriya, l'esempio di Thomas Sankara, la rivoluzione dei Pasdaran in Iran e appunto, da ultimo, come abbiamo fatto vedere, la rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez. Vedete, dall'Africa all'Asia all'America ci sono stati movimenti che realmente hanno coniugato e istituzionalizzato i principi cui oggi ci richiamiamo in questo nostro seminario. E nel farlo o hanno migliorato sensibilmente le condizioni di vita di quei popoli che hanno avuto il coraggio di farsene portatori, o comunque hanno permesso a quelle nazioni di svincolarsi dalle logiche del neoimperialismo finanziario, che non finisco mai di ricordarlo, lo dico di continuo, corre sempre comunque lungo una direttrice che è quella che va dalla City a Wall Street. Per taluni nazioni è stata un'esperienza durevole, ma di grande difficoltà, basti pensare a Cuba, che per decenni ha sopportato un embargo economico ed un isolamento senza pari. Peraltro la situazione è stata indubbiamente migliore per lungo tempo, ma si è poi risolta in una tragedia epocale, come è avvenuto in Libia, dove la nazione più ricca e progredita d'Africa è stata ridotta in pochi mesi ad un covo di prezzolati delinquenti e capiballa. Altre ancora, come il Venezuela o l'Iran, cercano di resistere in tutti i modi e di ritagliarsi legittimamente un ruolo nel consesso internazionale pur essendo praticamente accerchiate sotto embargo economico e militarmente minacciate. Ma torniamo al Venezuela. Perché uno Stato straniero come il Venezuela di Hugo Chavez
è secondo me la chiave di lettura migliore per approcciare l'edificazione di un sistema istituzionale che coniughi socialismo, patria e indipendenza nell'edificazione dello Stato nazionale del lavoro? Lo è per svariate ragioni, francamente. Innanzitutto il socialismo di Chavez non ha niente a che fare o a che vedere con le fumisterie del socialismo scientifico marxista e con la teoria della lotta di classe che anticipa la dittatura del proletariato su cui la storia fortunatamente ha steso un pesante definitivo velo. Niente di tutto ciò. Il socialismo di Chavez è una forma di socialismo che potremmo benissimo declinare come solidarismo comunitaristico, grazie al quale si creano, con mezzi e modalità previsti dallo Stato, opportunità di lavoro e di crescita economica in un tessuto sociale fortemente svantaggiato. Cosa che ovviamente non potrebbe avvenire se si lasciasse fare alla libera mano del mercato per la ben nota rapacità e ingordigia dell'essere umano. Che dire di quella rivoluzione politica ed economica di cui Chavez è stato interprete, che ha portato il Venezuela a nazionalizzare l'intero suo comparto energetico? Questo è stato un atto potente e coraggioso di indipendenza dai vincoli posti dalla pervasiva presenza delle principali multinazionali energetiche mondiali, che più di una volta hanno convinto i rispettivi governi di riferimento a muovere guerra contro perfidi dittatori canaglia. La caparbietà con cui Chavez riuscì a vincere quella battaglia di indipendenza, esperienza costata peraltro ben cara ad altri suoi colleghi ed altre nazioni, non solo andrebbe scritta nei libri di storia e fatta studiare alle nuove generazioni, ma ha sancito un principio sacro secondo cui le ricchezze naturali di una nazione devono essere controllate dallo Stato in quanto risorse strategiche utili e necessarie al benessere e alla crescita interna dell'intera comunità nazionale. Solo in questo modo si innesca poi quel meccanismo virtuoso che consente ad una comunità nazionale di essere veramente indipendente da ricatti e condizionamenti altrui. E vengo all'idea di patria. Per la verità questo è un concetto ultimamente tanto nobile quanto desueto, perché è stato affossato da decenni di internazionalismo, sia comunista che liberal capitalista. Per il primo non dovevano più esistere le patrie perché esisteva solo la fede nelle magnifiche sorti progressive. Per il secondo le patrie erano e restano, purtroppo, parlo del capitalismo di oggi, ostacoli che si frappongono alla ricetta perfetta del libero mercato e dei suoi profitti. Ebbene, la rivoluzione bolivariana di Chavez è riuscita a scardinare anche quest'ultimo pernicioso virus, perlomeno gli ha dato una bella botta. Comunque è riuscita a contenerle gli infausti effetti, ricostruendo il senso di un'appartenenza che sembrava disgregata da anni di egoismo individualistico. E se guardiamo con maggiore attenzione all'esempio di Chavez, gran parte del Sud America ha beneficiato della sua visione proprio nell'ottica più ampia della rinascita di una patria latinoamericana. E a parte Cuba, che dal 57 ha fatto la sua storia, nel segno di Chavez si sono susseguiti in Sud America tutta una serie di risorgenze patriottiche e nazionali che nell'ultimo ventennio hanno portato al potere politici come Morales, Ortega, la Kirchner, Correa, e alla nascita di quell'area di libero scambio che è l'ALBA, e mutua cooperazione, che ha tentato e tenta ancora in tutti i modi di opporsi all'AICA di controllo ovviamente nordamericano. Io non voglio per forza porre su un piedistallo una figura e magari sentirmi dire che in fondo qualcuno di noi è sempre quello che ama l'uomo forte al comando, perché questo purtroppo ci viene detto spesso, perché non è questo il punto. Certo è però che se non vi fosse un uomo forte al vertice di una nazione e che se la forza di quest'uomo non venisse direttamente dal suo essere espressione delle carni vive del popolo che lo ha voluto come guida, allora non potrebbero mai nascere esperienze come il Venezuela di Chavez. Grazie. Questo
questo semplicemente perché ci vuole coraggio e fede a percorrere certe strade. E bisogna sposare principi che oggi hanno troppi detrattori. Si deve avere la forza e la risolutezza di individuare i nemici e denunciarne gli intrighi. E si può correre il rischio di rimanere isolati e di divenire il bersaglio di un meccanismo dalla potenza inaudita. Quindi si rischia di diventare dei Rasputin, fautori di idee feticcio come il socialismo o sovranità, che incutono paure subliminali perché media ben oliati li ricollegano ad arte e a periodi della storia su cui ancora bisogna gettare tanto fango. Insomma, detto senza mezzi termini, non è facile essere al vertice di nazioni che chiedono maggiore rispetto ed un ordine internazionale fondato su principi di parità. E chi da sempre è avvezzo a chinare il capo, è più facile andare con il cappello in mano dai soliti noti e ascoltare cosa hanno da dire e quali progetti hanno in serbo per la colonia di turno, piuttosto che mettere a repentaglio la propria carriera politica o qualcosa di ancora più caro ed ergersi a ostacolo di una volontà extranazionale che muove le pedine come al gioco degli scacchi. Ci si acconcia ad essere pedine e a lucrarne i benefici individuali che se ne possono trarre. Questo è quello che fanno da decenni ormai le classi politiche del nostro paese e dell'Europa. E l'ultimo lampante e disarmante esempio ce l'ha dato giorni fa il nostro capo del governo Gentiloni, che facendo visita al neoeletto presidente Trump ha annuito molto, francamente, l'abbiamo visto sorridere anche troppo, e poi accettare in camera caritatis di pagare ancora di più per la NATO, ovvero per un organismo storicamente superato che funge solo ed esclusivamente da potente strumento di pressione per la nazione che lo ha inventato e che da sempre lo gestisce. In un convegno sempre sulla sovranità nazionale che tenemmo alcuni anni fa, nel 2012, se non sbaglio, a Firenze, ricordo di aver analizzato taluni degli aspetti che relegano l'Italia in una condizione di limitata sovranità, se non di vera e propria sudditanza, e tra i tanti ricordai appunto quello arcinoto ai più della presenza delle 113 basi USA-NATO sul territorio nazionale. Mi soffermai solo parzialmente sul ruolo tanto nocivo quanto sempre più pervasivo, peraltro, di taluni organismi sovranazionali meno noti ai più, ma altrettanto deleteri. Oggi in questo excursus vorrei soffermarmi su uno in particolare di questi, perché per ragioni di tempo non è che possiamo prenderne sott'occhio più di tanti. Uno di questi che molto spesso peraltro viene considerato poco o così en passant, ma che in realtà rappresenta uno strumento subdolo di distruzione delle identità e delle sovranità. Mi riferisco all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, il WTO, di cui è direttore generale il brasiliano Roberto Azevedo e di cui fu direttore peraltro, anche l'italiano Renato Ruggero, ex ministro degli esteri del governo Berlusconi. Il WTO è un organismo che per funzionare richiede e pretende cessioni di sovranità da parte degli stati che vi aderiscono, in un'ottica di miglioramento delle transazioni commerciali di beni e servizi su scala mondiale. Questo è quello che dicono loro. Un po' come l'ONU, che istituzionalmente fa la stessa cosa nell'ottica del mantenimento della pace e della distensione. Beh, nulla di più inverosimile. Se si entra sul sito ufficiale del WTO, è interessante, dovrebbe essere fatto, troviamo una scheda dal titolo Il WTO in breve, dove si legge, scrivono loro, virgolette, il risultato della nostra opera è la sicurezza. Il risultato è anche un mondo più prospero, pacifico ed economicamente responsabile. Ora, queste parole appaiono dei veri e propri slogan commerciali, di fatto lo sono, visto che la prosperità di cui parla il WTO si scontra con una realtà ben diversa, ovvero quella dell'impoverimento progressivo di molte aree del pianeta che vedono da alcuni anni diminuire il loro già compromesso livello di sopravvivenza.
Peraltro, smentire il WTO su questo argomento, sull'impoverimento generale del pianeta, è un altro organismo internazionale, anche su questo ci sarebbe da discutere, cioè la FAO. La FAO smentisce... Molto da discutere. Sì, appunto, molto è da discutere. Il centro del sistema. Esatto. La FAO smentisce il WTO, quindi anche tra di loro, evidentemente. E vogliamo parlare di pace, cioè la pace secondo il WTO? Beh, qualcuno tempo fa fece un conto e venne fuori che dalla caduta del muro di Berlino ci sono state, ci sono tuttora, più guerre anche in seno all'Europa di quante ve ne siano state nel secolo, in un secolo precedente, nei 100 anni precedenti. E la stragrande maggioranza di questi conflitti sono patrocinati direttamente o indirettamente dalle nazioni più potenti del pianeta, questo lo sappiamo benissimo. E veniamo all'idea secondo cui il WTO, a sua detta, garantirebbe un mondo economicamente più responsabile. E intanto una simile affermazione sbandierata proprio sul sito ufficiale dell'organismo è una butade, e i primi a saperlo sono proprio loro. Il WTO infatti comincia ad assumere connotati ben precisi verso metà fine anni 90, diciamo che verso la fine degli anni 90 comincia ad avere la sua forza, quando sull'onda dello sfacelo istituzionale dell'ex blocco sovietico e con l'apertura dei mercati, ai mercati della Cina e della stessa Russia, il pianeta viene colpito da una febbre liberista che sembrava promettere una crescita infinita a costi bassissimi. La corsa per fare affari qua e là per il mondo sembrava la ricetta giusta per tutti i settori, con prospettive estremamente rosee, visto che i vincoli ideologici erano ormai saltati ovunque. Tutto ciò è così vero che già allora tra noi, lo ricordo quando militavamo in altri movimenti, parlavamo di magnifiche sorti progressive, questa volta in salsa capitalistica. Ora, come siano andati e come stiano purtroppo andando le cose, lo abbiamo visto e lo tocchiamo con mano anche oggi. Ma ciò nonostante, il WTO, che di quella febbre turboliberista è stato il promotore più indefesso, continua a pressare sull'acceleratore per spingere i governi nazionali ad uniformarsi ai suoi principi, o meglio, al suo principio fondamentale, perché poi è uno, quello secondo cui non devono esistere vincoli di nessun genere alla libera circolazione di qualsiasi tipo di merce e servizi. Il liberismo, laissez-faire, la mano libera. Questo di fatto è la filosofia del WTO, a tutto pensa la mano invisibile del mercato e gli interventi esterni che ne possano correggere o deviare il libero corso sono dannosi per tutti, in primis per i consumatori finali. Si deve dunque dedurre che per i tecnocrati del WTO un mondo economicamente più equo e responsabile può solo emergere dalla fine di ogni forma di protezionismo e dal disinteresse, legacy, non intervento, degli stati sovrani nei confronti delle dinamiche macroeconomiche. La sola parola nazionalizzazione, e il caso dell'Italia di questi giorni ce lo dimostra, è un tabù che nessuno, dico nessuno, può più permettersi di pronunciare. Ora, sappiamo bene che la realtà è tutt'altra cosa e non c'è bisogno di nessuna lezione magistralis da parte di super professori di economia. Chi non si è reso conto che il prezzo da pagare per avere, per esempio, andiamo su terra-terra proprio, per avere ortaggi e frutta qualche centesimo in meno sulla tavola è costato a paesi come l'Italia la crisi infinita di un intero comparto come quello agroalimentare, che era il vertice qualitativo mondiale e dava sostegno a migliaia di aziende. Questo è. Ed è legittimo chiedersi anche se è un'economia responsabile, quella che dice il WTO, l'economia che permette, una banalità, fino a un certo punto, a un chilo di ciliegie di venire dal Cile a prezzi assurdi, con un impatto sull'ambiente che è inimmaginabile. Qualche tonnellata di carosello. Sì, per ogni chilo di ciliegie, vendute a 15-20 euro il chilo. Più o meno lo stesso discorso vale per tanti prodotti, le zucchine, le carote. L'ultimo caso porto l'olio tunisino, che ha invaso il mercato europeo a scapito di quello italiano, del sud Italia, del centro Italia, del nord, migliori oli del mondo una volta. C-
certo, del Salento, a scapito di quello italiano, in cambio di un miglior atteggiamento della Tunisia verso i pescatori siciliani. Questo è stato, di fatto abbiamo barattato l'olio con le motovedette tunisine che non ci fermino i pescherecci, tanto per essere chiaro, questo è stato. Fortuna ha voluto che al momento si sia bloccato il famigerato TTIP, trattato transatlantico che doveva andare in porto qualche mese fa. Se mai quel trattato dovesse andare a buon fine, probabilmente prima o poi ce la farà, avremo la standardizzazione delle produzioni di massa destinate al grande consumo, con risvolti inimmaginabili anche per la salute e la qualità della vita. Basti pensare alle carni degli animali allevati con il metodo della crescita forzata, dunque con gli ormoni della crescita. Per ora vietati ancora in Europa, ma legali negli USA e in Canada, e che diventeranno un prodotto sul quale non si potrà più fare alcuna battaglia protezionistica in nome neanche del principio sanitario della precauzione sanitaria. Su tutti questi aspetti il ruolo del WTO è pregnante e pervasivo, ragion per cui l'organismo in questione è di estrema pericolosità per le specificità produttive regionali che sono sinonimo di maggior qualità di filiera corta. Ecco dunque che un aspetto importante nel prossimo futuro sarà anche l'indipendenza declinata in chiave alimentare per intere nazioni, indipendenza che però non potrà essere barattata con l'accettazione supina di schemi produttivi e commerciali iperliberisti, soprattutto se questi dovessero mettere a serio rischio la sicurezza alimentare con metodologie produttive poco salubri. E questo è un argomento che sta particolarmente a cuore a noi socialisti nazionali, perché riteniamo che se svincolati dai lacci e dalle pastoie degli obblighi comunitari e del libero mercato del WTO, l'Italia potrebbe tornare ancora ad avere un ruolo importantissimo sia economico soprattutto nel settore dell'agroalimentare, con ricadute occupazionali importanti sia dal punto di vista del PIL che appunto dell'esportazione della ricchezza. Io mi avvio a concludere e vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza. Ho cercato di dare qualche spunto, perché chiaramente non possiamo fare un seminario, prendere e abbracciare il diverso mondo, ma spunti che sono ormai da anni un nostro patrimonio ideale di riferimento e sui quali abbiamo scritto fiumi di inchiostro. Del resto chi ci segue sa benissimo dove, per noi socialisti nazionali, sta il virus che avvelena il pianeta e chi è che lo inocula tutti i giorni. È inutile nascondere che davanti a noi c'è un orizzonte a tinte fosche. E la piega che stanno prendendo le vicende internazionali confermano questa valutazione. Come avrete potuto constatare, non ho quasi parlato di Italia e di Europa, perché mi pare perfettamente inutile, visto che queste sono due entità non pervenute in questi ultimi anni. Figure inesistenti ed incapaci di un moto d'orgoglio che ci possa permettere di tornare ad essere qualcosa di più di una semplice sigla per le agenzie di rating. C'è la possibilità di vedere l'alba di un giorno nuovo e di sperare in una risorgenza delle genti europee? Io non lo so, sinceramente non posso dirlo, ma ho fondati dubbi, questo sì, ho la certezza che ci sia una possibilità a breve scadenza. Anche perché questa rivoluzione epocale dovrebbe passare attraverso la nascita dello Stato nazionale del lavoro, la nazionalizzazione della banca centrale, la nazionalizzazione delle aziende strategiche, il controllo dello Stato sull'emissione della moneta, la revisione completa dello status e del modus operandi delle banche private, l'uscita dalla UE e dalla NATO. Quindi temo che il percorso è molto in salita. Due le opzioni possibili che vi lascio alla meditazione futura. L'eresia politica di un nuovo movimento di popolo che si prende sulle spalle la missione di tornare a sfidare il mondo intero, oppure l'Armageddon, la fine dei tempi, l'impietosa natura livellatrice che riporta tutti all'età della pietra.
L'unica cosa che noi possiamo fare, lo dico ai miei giovani amici che stamattina siamo intrattenuti e che vogliamo continuare a fare, è quella di proseguire nella messa a dimora dei semi dell'eresia politica ed ideale che si incarna nel nostro progetto, con poche speranze nel breve periodo, certo, ma con la consapevolezza che questa è la buona battaglia, la giusta battaglia di chi è chiamato a rimanere in piedi sopra le rovine. Io vi ringrazio per l'attenzione. Le tematiche che trattano la sovranità monetaria. Oggi sono venuto dal Salento, sono partito alle 6 e sappiamo la battaglia che stiamo facendo ultimamente per quanto riguarda gli ulivi pure, quindi tutto è collegato. Due sono i modi per conquistare una nazione. Oggi mi soffermo su uno in particolare io, che è quello della moneta. Questi due modi sono uno con la guerra, quindi con le spade come si diceva, e l'altro è con il debito. Il sistema del debito è il primo meccanismo per conquistare i popoli. Attraverso questo meccanismo che è alla base, tutte le altre sovranità vengono meno. Attraverso la sovranità monetaria persa, perché oggi non abbiamo sovranità monetaria in mano a delle oligarchie finanziarie, dove il Dio mercato regolarizza tutto, stanno schiavizzando tutti, anzi veramente hanno schiavizzato tutti. Ora però per capire, diciamo, questa parte del discorso che è molto grande, perché prende sovranità monetaria, sovranità popolare, sovranità alimentare, sovranità energetica, dobbiamo partire dalle radici, tenendo presente che il discorso monetario e del debito è antichissimo. Addirittura nel Vecchio Testamento si parla di moneta, di debito e di usura. Io nel mio nuovo libro sono partito addirittura dal Vecchio Testamento. Per capire questa situazione dobbiamo comprendere che la moneta è uno strumento che serve, funziona all'uomo per far girare l'economia. Da strumento, cioè, che serve all'uomo, è diventato uno strumento di dominio. La prima forma di ricchezza che nell'umanità si genera viene dalla vita. Tant'è vero che Aurici diceva una bellissima frase: non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. Questa frase è emblematica, perché immaginate il pianeta Venere che gira come una palla attorno al Sole, non c'è vita, non c'è ricchezza. Quindi la prima forma di vita e di ricchezza, cioè la prima forma di ricchezza è la vita. La vita, attraverso la vita, attraverso la conoscenza, attraverso il saper fare, noi generiamo la prima ricchezza. Quindi io posso aver scritto un libro o c'è un vasaio che impara a lavorare la terra e magari con l'argilla crea un vaso, oppure un agricoltore che si mette a coltivare le sue mele o le sue pere. Poi magari Orazio ha costruito un vaso, io ho coltivato delle pere e ce le scambiamo. Abbiamo generato la prima forma di economia, che era il baratto. Ancora oggi per tante cose si è usato il baratto, però è poco funzionale. Diciamo che nell'arco del tempo alcuni strumenti si sono utilizzati per facilitare questo scambio. Si è usato di tutto, si è usato dalle conchiglie, si sono usati i bastoncini di legno e si è usato addirittura il sale, tant'è che ancora oggi si chiama salario lo stipendio, appunto perché una volta si utilizzava il sale come mezzo di scambio. Un altro materiale che ha preso piede, diciamo, nel tempo sono stati i materiali preziosi, l'oro, l'argento, perché erano rari in natura, non si degradavano e quindi potevano mantenere il valore nel tempo. Se io non volevo oggi comprare le pere da Orazio e magari le volevo comprare fra un mese, con quell'oro fra un mese potevo andare a comprare, non potevo comprare le pere oggi se le volevo mangiare fra due mesi. È chiaro, quindi serviva un denominatore comune che mantenesse il valore nel tempo.
Un'altra fase dell'economia poi monetaria è stata quella dell'invenzione del conio. Perché era scomodo stare a pesare sempre questi metalli preziosi. Allora cosa hanno inventato? Fondiamo questa tot quantità di oro in un disco metallico, ci mettiamo sopra un numero che sta a garanzia, diciamo, con quanti grammi di oro è fatta quella moneta. 10 magari, era una moneta fatta di 10 grammi. Oppure 5, il conio, il numeretto che stava ad indicare l'esatto peso della moneta. Ora interveniamo già in una prima diciamo parola magica, perché quando la nominiamo ci chiamano complottisti, chissà come mai. Il signoraggio. Già qui, nelle prime monete, troviamo una prima forma di signoraggio. Alcune monete romane, ad esempio, si sono trovate, scoperte, che portavano sopra un numero che non corrispondeva all'esatta quantità di oro con cui erano state coniate. Allora l'imperatore dell'epoca cosa fece? Dimezzò la quantità di oro, oppure mischiò questo oro con dei materiali meno nobili. Aveva dimezzato l'oro, il numero era sempre 10 grammi di oro, ma in realtà era stata fatta magari con 5 grammi. L'imperatore dell'epoca aveva già avuto una forma di guadagno, quindi attraverso la diminuzione dell'utilizzo dell'oro. Ora entriamo però nel termine esatto che viene coniato nel periodo medievale. Non c'è nulla di complottistico, la terminologia signoraggio significa semplicemente agio del signore. Se invertiamo la parola signoraggio, invertendo la parola agio del signore. E chi è questo signore nel periodo medievale? L'imperatore di turno, no? Che aveva la facoltà di poter battere moneta. Al che cosa accadeva? Se io ero un abitante del feudo e trovavo una pepita d'oro, io ero costretto ad andare dal mio signore a farmi coniare le monete, e lui come diritto di signoria si tratteneva una quantità di oro, in media un 10%, che era pur giusto, perché all'epoca dovevi tutelare i confini, dovevi pagare gli eserciti, e quindi poteva andare pur bene quel 10%. Che cosa accade però? Che questa parte di signoraggio nel tempo è aumentata in maniera dismisura. Ora però facciamo un'altra fase dell'economia per arrivare ad oggi, perché sennò non riusciamo a capire i concetti. Dobbiamo parlare ora delle banche. Le banche, dobbiamo tenere presente che le abbiamo inventate noi come repubbliche marinare. Le prime forme bancarie già sono state i templari, però con le repubbliche marinare i commercianti, diciamo gli orefici del tempo, formarono questi banchi dove i grossi proprietari, i grossi commercianti lasciavano i loro averi. Nel momento in cui, se io ero un grosso commerciante, per paura di essere derubato, lasciavo i miei averi in questi banchi di deposito, l'orefice del tempo mi lasciava un pezzo di carta con su scritto sopra nota di banco, oppure fede di deposito, perché qua c'è una differenza. Se io avevo degli averi mi lasciava un titolo che era fede di deposito, cioè in fede Cosimo Massaro ha lasciato tot quantità di oro presso il mio banco. Se dovevo andare a comprare poi della merce, senza andare a prendere l'oro col rischio di essere derubato, io andavo da Orazio, che magari avevo comprato della merce, e gli dicevo: Orazio, questa è la mia fede di deposito, vai a prendere tu l'oro dal banco, così il rischio è tuo. Orazio faceva la stessa cosa, Nicoletta faceva la stessa cosa, e queste fedi di deposito non ritornavano mai al banchiere, e quindi l'oro non veniva mai tolto dal banco. Al banchiere dell'epoca gli venne già una bella idea, furba per lui, meno per noi. Se c'era qualcuno che non aveva averi, andava dal banchiere dell'epoca e chiedeva un prestito. E al che cosa faceva questo primo banchiere? Inventò un altro pezzo di carta, e oggi ci colleghiamo a questo attuale. Inventò la nota di banco, differente dalla fede di deposito. Nota di banco. Le parole dicono tutto. Invertite la parola. Banconota. Cosa aveva creato? Le prime banconote su riserva aurea, che non era nemmeno sua, ma era magari di chi aveva lasciato i propri averi nel deposito, e li prestava magari a Nicoletta se voleva un prestito, con l'aggiunta che me lo doveva restituire con gli interessi, però.
Questa speculazione è aumentata a dismisura fino ad arrivare ad oggi. Qua c'è un mondo da dire e da fare. Dobbiamo tenere presente che la convertibilità in oro è rimasta fino al 1971 e ora vi spiego perché e cosa è accaduto. Io vorrei aprire, se mi permettete, una piccola parentesi sul meridionalismo. Perché la conquista del sud, dovete sapere, che è stata una tappa di un imperialismo di stampo anglosassone nato con la Banca d'Inghilterra nel 1694, dove c'era un sistema economico che era diverso, giravano piastre d'oro, d'argento, vera moneta nel senso materiale. I Savoia, che erano, diciamo, guerrafondai, notevolmente indebitati con i Rothschild, dovevano azzerare i loro debiti. Come hanno fatto per azzerare questi debiti? Dovevano andare a conquistare una delle nazioni più ricche del regno, dei vari regni d'Italia, perché il regno delle Sicilie possedeva più oro rispetto a tutti gli altri regni messi assieme e non utilizzava un sistema economico monetario di stampo anglosassone che nasceva con la moneta debito, nato con la Banca d'Inghilterra, che utilizzavano ad esempio i Savoia, che utilizzavano la lira, dove una era coperta da oro e tre erano semplicemente carta. Si è fatta una vera e propria guerra di conquista. Facciamo un altro salto temporale e arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale. I mercati si stavano allargando a dismisura, si erano previste queste cose, e al che una moneta ancorata all'oro non sarebbe bastata. Allora lì si stabilì con gli accordi di Bretton Woods alla fine della seconda guerra mondiale che l'unica moneta al mondo che poteva avere una convertibilità in oro doveva essere il dollaro. Tutte le altre monete a livello mondiale dovevano avere prima come riferimento il dollaro e poi in secondo tempo, se volevano, potevano convertirli in oro. Già da qui notiamo una sorta di colonialismo mondiale. Di più, il 15% dei depositi a garanzia nelle banche centrali dei paesi che hanno aderito al trattato di Bretton Woods doveva essere in dollari. In dollari. Quindi che cosa significa questo? C'è un aggancio proprio di un colonialismo a livello planetario del dollaro e quindi di un signoraggio attraverso il dollaro imposto dalla Federal Reserve o dagli Stati Uniti d'America. Un signoraggio a livello globale. Questo ancoraggio di questo signoraggio monetario ha ancorato poi all'unica fonte energetica che ancora oggi viene utilizzata, pur sapendo che ci stanno altre tecnologie che si potrebbe bypassare, agganciandolo al petrolio, il gioco è fatto. È chiaro? Comunque, questo accordo che rimane dalla fine della seconda guerra mondiale dura fino al 1971, quando in diretta mondiale Richard Nixon decretò la fine degli accordi di Bretton Woods. Perché accade questo? Perché ad esempio uno dei presidenti, un presidente della Francia, De Gaulle, Charles de Gaulle. Mi era venuto un lapsus, scusate, ma oggi sto pure quasi con la febbre. Che cosa accade? Stava incominciando a cambiare enorme quantità di oro, li stava portando a Fort Knox, e al che significa? Che se tutti avessero fatto quella cosa, le riserve auree non sarebbero bastate, perché gli Stati Uniti d'America, in quell'arco di anni, avevano stampato più dollari che giornali, avevano infestato il pianeta di assegni a vuoto, se vogliamo, e quindi si sarebbe scoperta la truffa. A quel punto Richard Nixon disse: da oggi sì, ci credete, l'oro è questo, un pezzo di carta. Non c'è più copertura aurea. Quindi sono più di 40 anni che abbiamo capito e ora mi aggancio alla scuola monetaria auritiana. Tutto questo discorso per arrivare a questo di nuovo. Il professor Auriti ha fatto capire una cosa fondamentale. Il valore a quel pezzo di carta non lo dà un banchiere che stampa, perché il banchiere fa il tipografo. Il valore a quel pezzo di carta lo dà il popolo o noi cittadini. Perché gli diamo questo valore? Per convenzione sociale.
perché crediamo che quella moneta valga 100 euro, 5 euro, 10 euro. È la magia del numero che parlava Pitagora, che viene scritta sopra un pezzo di carta, che poi può essere scritta sopra un pezzo di carta, ma potrebbe essere scritta sopra un pezzo di legno, o può essere scritta semplicemente attraverso dei bit in un computer. È chiaro? Tanto è vero, per capire questo concetto stabiliamo con una frase quello che voleva dire Auriti. È emblematica questa cosa. Se noi mettiamo un governatore di una banca centrale a stampare moneta su un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che l'accetta. Immaginate oggi Draghi che stampa moneta su quest'isola deserta. Cosa se ne fa? Niente. Che cosa significa questo? Però d'altro canto devo dire un'altra cosa, devo dire, perché molti dicono perché questa cosa, se vale per Draghi, vale anche per noi. Cioè non è se va così in una sala e stampa moneta su un'isola deserta, la moneta vale. Perché la moneta deve essere sempre paragonata a dei beni di consumo, quindi è inutile che dicono che Auriti diceva solo che la moneta deve essere stampata così a nulla e si creava ricchezza. No, ci devono essere anche i beni di riferimento. Una moneta, un euro. Due monete, due euro. Cosa significa questo? Che se un popolo è già ricco di per sé, perché il popolo italiano è un popolo ricco, capiamo, ci hanno fatto credere che siamo poveri, ma è nulla di più falso. È ricchissimo, è un paese, è un popolo vociato dal Signore, e ancora stiamo mantenendo finché non ci depredano. Perché l'Italia non è un paese collocato nel deserto del Sahara. Deve essere chiaro questo. È collocato in un punto strategico perfetto dell'equatore, a livello agricolo, a livello energetico, a livello climatico, a livello storico, a livello culturale. Abbiamo tutto, siamo la patria della cultura dell'Occidente, la Grecia, la Magna Grecia. Noi fondiamo la nostra tradizione popolare su tre fondamenti: filosofia greca, diritto romano e vogliamo o non volete 2000 anni di cristianesimo, che ci hanno lasciato dei valori, ci hanno lasciato. Possiamo essere anche magari altre volte no, però abbiamo dei valori che ci hanno portato a questo. E la ricchezza di un popolo si vede nella sua storia, nella sua tradizione e nelle ricchezze che ha. Anche a livello agricolo, siamo baciati dal Signore, tu butti un seme e ti crescono tre piante. Cioè non so come riesco a farvi trasmettere questa consapevolezza, ma anche a livello culturale. Cioè a livello culturale abbiamo un genio particolare noi italiani, che ci viene riconosciuto in tutto il mondo, da un punto di vista culturale, da un punto di vista del design, dall'inventiva. E allora, una volta che comprendiamo questo, capendo che siamo un popolo ricco, noi dobbiamo capire che dobbiamo semplicemente monetizzare la nostra ricchezza. Ritornando al discorso di prima, se sta Cosimo Massaro che sta in un'isola deserta, non nasce nemmeno lì la ricchezza. Posso stampare moneta quanto voglio, però non sto in un'isola deserta, noi non siamo in un'isola deserta. Allora la moneta deve avere sempre il proprio rapporto con la produzione e col numero di abitanti. Se una colonia che vive in un'oasi del deserto con tre palme e 10 abitanti non potrà stampare milioni e milioni di euro, dollari, come li vuol chiamarlo Ducati. È normale, non c'è valore all'interno di quest'oasi, è limitato magari a 10 pecore e a 10 abitanti. Ma noi non abbiamo questa difficoltà. Noi siamo, ripeto, un paese ricchissimo, abbiamo aziende che stanno chiudendo, abbiamo macchinari che stanno fermi, abbiamo capannoni che stanno chiudendo, abbiamo gente che vuole lavorare ed è costretta ad andare fuori. E quindi noi dovremmo semplicemente monetizzare questa voglia di lavoro, questa voglia della creatività. Semplicemente questo. Attualizziamo questa fase, attualizziamola, è facile. Avviene un terremoto, crolla un paese come Amatrice, dopo più di un anno, siamo quasi a un anno, hanno portato 25 casette fatte con gli altri. Vediamo il discorso lì, che sennò. No, per dire, no? Uno Stato sovrano che emette moneta, ma nel giro di due mesi ti ricostruisce tutto, ma perché? C'è da ricostruire Amatrice. Da una parte abbiamo la manodopera, dall'altra parte ci stanno le materie prime, ce l'abbiamo. La manodopera ce l'abbiamo, ci abbiamo gli ingegneri, ci abbiamo il saper fare. Cosa fa uno Stato? Crea moneta e mette in comunicazione
il lavoro con le opere da fare. Nel giro di 2 mesi avremo ricostruito tutto a matrice. Con la sovranità monetaria rimetteremo in sicurezza tutto il territorio da un punto di vista idrogeologico, ci avremo lavoro per anni e anni. Poi ci viene a dire che magari, sai, perché poi si collega al reddito di cittadinanza, no? Cioè il fatto che se diamo un reddito di cittadinanza la gente non lavorerebbe più, come lo pensava Auriti. No, perché il lavoro, quando un popolo ha voglia di fare, io ho l'animo artistico, mi è piaciuto anche costruire chitarre, sculture, io ho fatto quelle cose non perché dovevo guadagnare, ma perché amavo fare quelle cose. E nel momento in cui un popolo ritorna a fare il lavoro che ama fare e non viene sfruttato oppure usurato e che deve andare a lavorare perché cosa? Per reperire moneta, per prendere soldi, che deve andare a pagare tasse, che le tasse non vanno allo Stato ma vanno dove? Sapete dove vanno le tasse che non andiamo a pagare? Qualcuno lo sa? Qualcuno il debito. Agli interessi per il debito, 100 miliardi l'anno. 200. Poi debito pubblico, privato e tutto. Vabbè, mettiamo, soffermiamoci su quelli dati. Immaginate voi 100 miliardi l'anno. In 30 anni però avremmo ripagato il debito. No, ma ci sarebbero rimasti soldi. Molto di meno, perché abbiamo pagato all'incirca 3.500 miliardi, ce abbiamo 2 miliardi e più, quindi ci sarebbero pure rimasti. Vedete, allora ritorniamo al discorso con cui ho cominciato. Due sono i modi per conquistare la nazione, uno è col debito e l'altro con la spada o con la guerra. Noi stiamo sotto la forma di conquista solamente del debito attualmente, con una vera e propria guerra economica, dove le cannonate da dove ci sono arrivate negli ultimi periodi? Sapete chi ha bombardato? No, direi dalle agenzie di rating. Ancora. Poi, è chiaro, no? Perché quella JP Morgan ha messo lo strumento, le agenzie di rating e poi hanno abbassato il debito. Ci abbiamo qualche banchiere, diciamo, osteggiare. E quindi siamo stati sotto un attacco economico, no? Vero e proprio, che sta facendo morti sul campo, suicidi, non se ne parla più dei suicidi. Drammatica la situazione, sempre, no? Sempre, no, lo è. Qui poi ci colleghiamo all'attualità, se vogliamo, no? Immigrazione. Dobbiamo far venire nuova forza lavoro. No, qua non si tratta di essere razzisti, scusate. Io lungi dall'essere razzista sono l'ultimo, anzi guarda, tanto io sono per far sì che ogni popolo debba vivere dignitosamente nella propria terra. Noi la prima cosa che dovremmo fare è dare le ricchezze per dire al popolo africano in modo che sfrutti le proprie ricchezze, non che si sfruttino le multinazionali. Al che cosa significa? Il diritto di ogni popolo è prima quello di non emigrare, perché pure noi siamo stati il popolo di emigranti quando ci hanno conquistato col Regno di Sicilia, ma perché ci hanno conquistato, prima non conoscevamo emigrazione, non conoscevamo. Cioè, è la disperazione che ci ha fatto emigrare. E il primo diritto di ogni popolo è quello di non emigrare. E quindi vivere la propria terra e la propria ricchezza. Se poi sceglie e decide di fare esperienze fuori, per scelta è un altro paio di maniche. E allora però diamo il lavaggio al cervello, dobbiamo far arrivare nuova forza lavoro perché ci mancano i lavoratori. Ma dove? Ma non è che noi abbiamo lavorato in questi anni per raggiungere dei diritti del lavoro, si sono fatte conquiste sociali, hanno preso manganellate, qualcuno è stato ammazzato e oggi stiamo perdendo tutti i diritti. Perché è normale, perché un italiano oggi non va a lavorare per 5 euro a ora o per 3 euro a ora, no? Allora preferisce andare fuori, giustamente. E allora che cosa fa? Arriva la nuova massa monetaria, scusate, la nuova massa umana, funzionale al turbocapitalismo e al neoliberismo, nuova massa di operai da sfruttare allora, dove ci sarà un abbassamento poi del costo della manodopera. E già sta avvenendo. Ma ieri hanno fatto un servizio sulla 7 per dire dove oramai le aziende del divano, io mi occupo di arredamenti pure, hanno chiuso tutte le aziende italiane, quelle poche aziende saranno rimaste 4-5 in Italia italiane che costruiscono tutto il resto, oramai in mano ai cinesi. E di cui stanno facendo lavorare, oltre che i cinesi sotto schiavitù, stanno facendo lavorare ora anche gli italiani, perché vanno a lavorare anche per 3 ore a ora e non c'hanno più lavoro. Quindi cosa abbiamo importato?
la cinesizzazione del lavoro. Non potevamo paragonare, ma questo, ma non bisogna essere economisti per capirlo. Non potevamo paragonare un'economia a un'altra se hanno parametri completamente diversi. È normale che siamo stati ammazzati economicamente senza tutelare l'economia che si basava su dei principi di lotta anche sociale e di conquiste sociali. E il liberismo cosa vuol fare? Dove azzera? Azzera sempre solo il costo del lavoro. Non so quanto tempo ho parlato. Vado in conclusione, dai. Quindi che cosa accade? Allora, ritornando all'elemento fondamentale, un popolo senza la propria moneta non lo si può definire popolo, cioè lo si può definire una colonia. Attraverso la moneta viene tolta tutto il resto delle ricchezze, vengono tolte in automatico. Quindi il primo elemento che un popolo sovrano deve conquistare, cioè come strumento, è la sovranità monetaria. Questa agganciata naturalmente a una sovranità politica, a una sovranità culturale, a una sovranità energetica e a una sovranità alimentare. Poi anche se vogliamo a una sovranità, voglio dire, militare, perché senza quello, perché che cosa accade oggi? Purtroppo a nessuno piace la guerra, ma nel momento in cui io sono convinto noi dovessimo attuare delle politiche del genere, il secondo giorno già avremmo i carri armati qua in Italia forse. Allora bisogna cercare di tutelarsi in qualche modo. Niente, io vorrei concludere il mio intervento, poi magari lasciamo al dibattito, così lo allarghiamo. Io cito sempre Auriti, poi vi invito ad approfondirlo, ci stanno tanti video suoi, non so se lo conoscete, voi lo conoscete che siete più giovani, con una sua frase: siamo destinati a vincere perché questa battaglia porta con sé la forza della verità. Io ho concluso, grazie. Mi chiamo Nicoletta Forcheri, il Centro Studi Monetari e un po' di anni che mi occupo della problematica della moneta. Ringrazio Cosimo che ha spiegato un po' di cose che avrei dovuto spiegare. Io non so il vostro livello, cioè che cos'è che sapete e che non sapete. Le cose da dire sono tantissime, quindi dovrò fare una scelta. Ad esempio, potrei concentrarmi su tre cose: la moneta, la partita doppia, il CFA, il regime moneta fiat. La moneta tradizionalmente viene definita come riserva di valore, unità di conto e strumento di scambio. Ci sono dei luoghi comuni da sfatare. Antropologi recentemente hanno scoperto che le società quando non avevano moneta, prima dei Sumeri e anche le, diciamo, le tribù indigene di adesso, non basano la loro economia sul baratto, ma è piuttosto un'economia del dono. Un po' come avviene in una famiglia, ognuno contribuisce per quello che sa fare e contribuire. La moneta veniva utilizzata solo per scambi tra tribù lontane o etnie lontane. Poi sono arrivati i Sumeri, i quali, alcuni studi tipo Riccardo Tristano Tuis, individuano come gli antenati degli attuali banchieri odierni, che ad esempio quelli che stanno sfruttando e speculando pesantemente sull'Italia, i quali avevano il segreto della costruzione dei templi e nei loro templi conservavano l'argento, il quale argento serviva da metro di paragone per istituire il valore. Allora, uno filo di argento, cioè una determinata misura di argento, corrispondeva al grano
sufficiente per sfamare un lavoratore. Quindi i suveri inventano questo tipo di equivalenza fissa, che è poi l'origine della moneta, come più che unità di conto, come unità di razionamento. Ci sono i sumeri, cioè i sacerdoti, che sono superiori a tutti e che sfruttano, sfruttano tutte le persone, sfruttano e sfamano, comunque all'epoca si occupavano di far lavorare e di sfamare i loro schiavi. Questa è l'origine proprio antichissima della moneta. Quindi sfatiamo un mito, la moneta nasce non già come strumento di scambio, ma come strumento di razionamento, unità di conto. Quindi ho saltato un po' l'epoca romana, di cui ha parlato benissimo Cosimo Massaro, e sono arrivata a una cosa che mi ha affascinato quest'anno, perché poi è proprio di questo territorio, il francescano Luca Pacioli, che il quale Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli. Luca Bartolomeo De Pacioli, va, comunque, San Sepolcro. Ecco, Luca Pacioli, il quale francescano è di queste terre. Perché? No, la cosa è molto, mi ha affascinato tanto ed è una materia di studio, di ricerca ancora da esplorare. Per esplorarla sono dovuta andare persino in siti olandesi, perché sembrerebbe che qua quella che è la nostra storia viene un po' oscurata, nascosta. Comunque mi sono concentrata sul suo trattato della partita doppia. Luca Pacioli era anche molto amico di Leonardo da Vinci, era una mente poliedrica. Lui si direbbe che abbia messo in forma un antico sapere che veniva da Oriente, il quale antico sapere lo ha cristianizzato e lo ha messo in forma per dare una parvenza di eticità, cristianità, chiamatela come volete, all'usura e alla bramosia di denaro della figura che stava nascendo in quell'epoca, nel 400, il mercante banchiere. Quindi io ho individuato nella partita doppia l'origine della truffa e l'origine dell'appropriazione monetaria così chiamata signoraggio. Perché? Perché attualmente le banche, sin da quell'epoca lì, applicano questo metodo, che dovrebbe essere uno strumento di descrizione contabile della fondatezza, della solidità di un'azienda, utilizzano questo metodo per nascondere gli introiti da creazione monetaria, dal nulla. E questo trucco viene utilizzato sin dall'epoca. Perché? Perché la partita doppia nasce, appunto, come ho detto, come un linguaggio figurativo per descrivere non già la creazione della moneta dal nulla, tant'è vero che all'epoca non era un regime di moneta fiat. All'epoca, come ha detto Cosimo, la moneta nasce come banconota, nota di banco agganciata, coperta dall'oro. Quindi la partita doppia nasce per descrivere qualsiasi transazione del banchiere, mercante, transazione, compravendita, scambio tra denaro e oro, o scambio tra denaro e merci, transazione. Quindi è completamente inadeguata alla descrizione della moneta fiat. La moneta fiat è quella in cui in teoria siamo oggi, noi ci dicono che siamo nel regime di moneta fiat. Che cos'è il regime di moneta fiat? Il regime di moneta fiat è quello che crea la moneta così come fiat lux, dal nulla, senza bisogno di una copertura aurea o di una copertura di qualsiasi tipo. Ora io dico in teoria siamo in un regime di moneta fiat, perché nella realtà contabilmente c'è questa discrasia tra quello che è in realtà
e quello che la narrativa contabile descrive, che è una moneta in realtà fiduciaria, cioè rappresentativa di qualcosa. Quando la moneta nasce, mi mettete per favore il mio articolo? Quando la moneta nasce, nasce come una forma di, in inglese si dice di IOU, cioè di cambiale, un pagherò, una promessa della banca nella passività del stato patrimoniale della banca come un pagherò. No, praticamente bisogna andare un po' più in giù. Comunque, cosa stavo dicendo? Stavo parlando della partita doppia di Luca Pacioli. Ho capito studiando la partita doppia che appunto non è adeguata alla moneta fiat, eppure comunque leggendo il suo trattato che pone le basi della contabilità odierna, ho avuto anche la soluzione, la risposta, e ho capito che il problema principale di adesso, e qua ci facciamo anche ad auditi, è che la moneta non nasce come moneta, ma nasce come titolo, come IOU, cioè coincidente con l'atto col credito. Quindi non è distinta dal punto di vista contabile dal titolo. Nasce come titolo, di lì si potrebbe dire che assistiamo alla finanziarizzazione dell'economia, già che l'ABC dell'economia, che è la moneta, nasce già come un titolo. Come nasce? Nasce come un pagherò che non è coperto, ma che è coperto da una scommessa, cioè dal nostro futuro rimborso. Cioè, io sto parlando della moneta bancaria, però il meccanismo è lo stesso per le banconote e per le monetine dal punto di vista contabile. Parliamo della moneta bancaria, quella delle monete delle banche commerciali. Cosa fanno quando ci prestano dei soldi? Fanno cosa? Adesso utilizzo un'immagine, è come se facessero un assegno, scrivessero un assegno scoperto, quindi che non è coperto, e invece di darcelo, perché un assegno non è niente per pagarci qualcosa, vuol dire che la persona che ci dà l'assegno ci deve qualcosa, invece di darcelo ce lo prestano, e invece di darcelo veramente ce lo prestano, ma fanno così, lo si ottengono nel cassetto e ci dicono a noi: voi questo assegno lo potete utilizzare quando volete, ve lo metto a disposizione, ogni tanto potete venire a vedere quando. Bene, no, spegni. Ci mette 8. Conta la cosa. Cioè io volevo questo. Sì, 5. Cioè volevo passarlo lì, ma non nessuno che mi. Non c'è nessuno che mi. Potete proprio toglierlo, Tanto almeno serve. In realtà Perfetto. Dunque, io farò un intervento, come ho detto già ad Alessio, che è purtroppo piuttosto corposo, ma vi svelerà un sacco di lati oscuri che sono apparsi qui gradualmente nel corso della discussione, ma che credo valga la pena di affrontare, perché vanno verso l'analisi del futuro e non quella del passato, che è quella che abbiamo visto fino adesso. Qui al capitolo 31 si chiama la partita doppia, meglio chiamarla doppio gioco, e esamino, come ha fatto giustamente Nicoletta, tutte le varie problematiche. Per chi vuole, poi questo libro è a disposizione e analizza anche tantissimi altri aspetti. Ma la cosa che ci tengo adesso a dire è, qualcuno già, Nicoletta l'ha accennato, a proposito delle varie elucubrazioni bancarie che sono in corso negli ultimi decenni, è che io chiamo la finanza del delirio, no? del delirio. Allora, mi rifaccio riportando alcuni interventi di vari altri autori. La prima parte è ripresa da un'analisi di Maurizio Blondet, che è un mio idolo, direi quasi, e l'ho un po' modificata per ristrutturarla, diciamo, col progetto di spiegazione che ho in testa io.
Qui lui dice, e lo dico anch'io, la Tesla ha recentemente superato come valore di borsa la Ford. I mercati ci contendono il titolo che va a ruba, i capitalisti privati fanno a gara, insomma, per dare capitale al fondatore di Tesla, il geniale Elon Musk. Miliardi di dollari, decine di miliardi di dollari, e come tutti sappiamo i privati sanno a chi merita darlo. Dunque, giustamente Tesla supera oggi in borsa il valore di Ford, che è stata per oltre un secolo l'azienda in assoluto, no? Anche Tesla, come Ford, fa auto, ma ne ha venduta l'anno scorso circa 76.000, mentre Ford 6 milioni. Vero è che le auto Tesla sono elettriche, dunque molto chic, ecologiche, prestigiose da avere a Silicon Valley fra i nuovi miliardari creatori di startup e quindi costose, 101.300 dollari, mentre Ford fa utilitarie. Nel 2016 Tesla ha perso più di un miliardo di dollari, nonostante ha perso un miliardo di dollari, e Ford intanto ha guadagnato 10 miliardi di dollari, ma i mercati infallibili nell'allocare i loro capitali finanziano, ossia valorizzano Tesla più di Ford. E continuano pure ad offrire miliardi ad Uber. Uber non ha quasi personale, non ha struttura, è un'azienda di taxi che non ha dovuto comprare un solo taxi, si basa su una application, ossia su un piccolo software, eccetera, eccetera. Insomma, è l'incarnazione stessa dell'impresa snella e innovativa, basata esclusivamente su un'idea nuova, prototipo della new economy, immateriale, impalpabile, e dunque senza fastidiosi costi che vengono dalla necessità di comprare macchinari e assumere operai. Dei piccoli borghesi al posto di Uber si sono comprati l'auto e non potendosela permettere sperano di pagarsi le rate facendo i taxisti schiavi. Gli investitori capitalisti profondono miliardi su Uber nel 2016, che ha generato il giro d'affari astronomico e incomprensibile per una mente sana di 20 miliardi di dollari e un margine operativo lordo di ben 6,5 miliardi e contemporaneamente una perdita di 2,8 miliardi. Cioè, uno mi deve dire come è possibile immaginare una cosa del genere. Vabbè, andiamo avanti, poi andiamo oltre. Tutto falso. Aspetta, poi andiamo oltre. Un ingenuo, resta interdetto dal fatto che Uber incamera una commissione del 30% sull'attività dei suoi guidatori tassisti schiavi, a tempo perso, e ha appunto perso 9 miliardi da quando è nata nel 2010. Senza considerare che sovvenzione pesantemente la sua attività è sotto costo. Sovvenzionare in certi paesi l'attività serve a uno scopo benedetto dai mercati, debellare la concorrenza, fare volume. Tutto il profitto sperato e futuro di Uber sta infatti nel progetto di rimpiazzare completamente e totalmente dappertutto i taxi, diventando monopolista mondiale di questo tipo di mercato, ed è per questo che riesce ad ottenere somme titaniche dagli investitori nonostante sia già molto valorizzata, cioè 68 miliardi di dollari per un'azienda che non c'è. Non c'ha niente. Rispetto a un bilancio di cui parlava, che poi dopo vediamo che cos'è una partita doppia, un bilancio di un'azienda del genere dovrebbe essere come presente mandato a fanculo, come minimo. E quindi finanziano idee, ed Elon Musk ne crea a certo continuo, 53.000 delle sue auto elettriche Tesla vendute hanno dovuto essere richiamate per malfunzionamento, quindi ha perso soldi pure lui. E i capitalisti di Ventura buttano miliardi in Tesla. Su cosa investono in fondo? Su fuffa di truffatori dirette voi provinciali. Adesso la new economy, i mercati prendono le nuove idee, i sogni, i deliri. Naturalmente il fatto che i mercati finanziano titanicamente per tanti anni multinazionali della fuffa e del delirio e accettino per tanto tempo di incamerare perdite finirà male. Ma come mai ai capitalisti di Ventura ai mercati non importa? E poi arriviamo. Come mai hanno tante decine di miliardi da buttare? E qui ce lo può spiegare anche a Nicoletta, che noi lo sappiamo da 20 anni e anche più. Sono miliardi, anzi migliaia di miliardi emessi dalle banche centrali, ragazzi, non costano niente ai capitalisti e li investono in promesse di profitti mirabolanti nella speranza del colpo gobbo. Un altro modo di vedere non sarebbe invece che si tratta di investimenti giustissimi, azzeccati, gli unici per il turbo e catastrofico prossimo futuro. E non ci arriva. I miliardi dati a Tesla sono investiti in fondo nella industria del lusso, l'unico possibile mercato del futuro. E non ci arriviamo. Se non interverranno anche loro. Adesso quello che tira di più è lusso. Certo, certo.
non ha chiuso. Buona parte dei imprenditori italiani si sono buttati. Certo, l'auto elettrica, e comunque noi siamo messi bene diciamo nel sistema globalista, infatti dopo vedremo che cosa succede. L'auto elettrica da $100,000 infatti è stata apposta, è fatta apposta per invogliare il famoso 1% straricco, che oggi è anche vegano, ecologista, animalista e quanti cazzi altri volete, e vuole guidare un'auto pulita a qualunque prezzo, naturalmente senza il minimo pensiero che l'auto Tesla non genera elettricità, ma la consuma, ha batterie, elettricità, la genera le solite centrali a carbone, petrolio, gas, inquinanti, ma non a casa loro, non nella Silicon Valley, ma magari, che ne so, in Texas, o qua in Italia, magari invece che a Tuscania, giù a Brindisi. Un modo ineluttabilmente avviato verso un demenziale sovvertimento creativo. Cioè, i robot hanno sostituito i precari della McDonald's, in certe aziende cinesi gli operai sono già sostituiti da automi, non c'è bisogno di uomini, niente salari. La Ford probabilmente non venderà più i 6 milioni di auto agli operai, ma la Tesla i suoi 100.000 auto ai nababbi straricchi invece sì. Ma l'industria dell'auto ha pure i suoi uffici di credito e già offre prestiti anche ai morti di fame, come ai morti di fame che devono le case negli Stati Uniti fino al 2000, no? Non so se vi ricordate, l'edilizia degli Stati Uniti. Certo, ma l'industria dell'auto è difficile di vendere e già offre prestiti anche di 7 anni anche su auto d'occasione, anche quando l'auto usata, bene dato in garanzia, raggiungerà il valore zero molto prima che il prestito sia rimborsato. E tanto non ne frega niente che il prestito sia rimborsato, come ai venditori immobiliari del subprime, della bolla finanziaria immobiliare del secolo appena finito, non gliene fregava niente che quelli pagassero meno, era un altro lo scopo, e qui è lo stesso scopo. Ma alla finanza creativa non importa, perché hanno creato qualcosa di ancora più illusorio, quasi magico, quel debito mica se lo tengono nei libri contabili le banche, lo rifilano, lo impacchettano in migliaia di prestiti garantiti, allo stesso modo a fondi di investimento, fondi di pensione e simili. Stanno di nuovo gonfiando la bolla del subprime come quella che implose nel 2008 dell'Italia. E senza soluzione di continuità si passa a renderci conto della peggiore delle catastrofi che stanno per travolgerci. 1.100.000.000 di posti di lavoro a livello globale potrebbero essere sostituiti da robot nel corso di poco più di una generazione, ma qui è solo un accenno, la cosa è in iperbolica ascesa, quindi non sarà una generazione, sarà molto di meno. Secondo il rapporto dei McKinsey Global Institute, il 49% delle attività lavorative potrà essere automatizzato già a partire dalle tecnologie esistenti, ma questa è una previsione ottimistica, come ho detto. È terrificante, tenendo conto che nel frattempo le tecnologie esistenti saranno in via di rinnovamento a velocità iperbolicamente crescente, cioè i posti di lavoro riservati agli umani diminuiranno di anno in anno in termini variabili, per l'Occidente e per l'Oriente, e molto più drammaticamente per l'Oriente di quanto non sia per l'Occidente. Lo stesso infatti, circa il 75% degli operai cinesi entro massimo 12 anni non lavorerà più, non ci sarà più lavoro neppure sotto costo, neppure come schiavo, neppure pagato. Lo stesso rapporto citato, che sta già facendo parlare di sé in tutto il mondo, aggiunge per sovrammercato, tra le molte altre sono oggetti di proiezione, di circa il 60% di tutti i posti di lavoro inventati dall'uomo contemporaneo possono essere automatizzati per circa il 30%, perché qualcuno dice ma adesso noi faremo i creativi, lo faranno meglio i robot, lo faranno meglio di noi, non ci possiamo inventare più un cazzo. Cioè quello che noi abbiamo fatto in circa 200 generazioni di evoluzione sociale, economica, industriale, agroalimentare e quant'altro non serve più. Noi abbiamo un competitore che ci distruggerà se non lo regoliamo dall'inizio. Andiamo avanti. Mentre è già ora possibile calcolare la completa automatizzazione futura del 5% delle rimanenti. Gli esperti russi, dal canto loro, ritengono che nei prossimi 20 anni circa il 45% delle professioni intellettuali, circa il 75% dei lavori fisici potranno essere occupati da robot con diversi sistemi di automatizzazione. Dunque sono in vista, letteralmente, in vista della prossima generazione, sconvolgenti quantitativi e qualitativi.
sconvolgimenti, quantitativi e qualitativi. Ci sarà una enorme massa di persone che si troveranno in eccesso, cioè non sono più necessarie per un processo di produzione di merci e servizi che sarà in grado di andare avanti senza di loro. E queste masse di persone liberate da loro non saranno immobili nelle aree del pianeta in cui si trovano in un dato momento, ma si muoveranno vorticosamente creando un effetto cavalletta. Un effetto cavalletta, un po' come fecero gli Unni e tutte le altre invasioni dell'impero all'epoca del crollo dell'impero. Le direzioni opposte, in direzione opposta a quelle che stiamo assistendo nella presente fase di una rivoluzione industriale che non ha assunto un numero d'ordine, la terza, forse la quarta, e diverrà in poco tempo la quinta. I processi migratori attuali saranno travolti e invertiti nel loro contrario. Questa inversione è solo ai primi passi. Se queste previsioni non verranno cancellate da sconvolgimenti ancora più grandi e imprevedibili, ed è lì che noi dobbiamo intervenire, condurranno alla fine dell'attuale spostamento delle attività produttive dai paesi industrialmente avanzati dell'Occidente verso l'Asia, l'Africa e l'America Latina. Già oggi i robot prodotti negli Stati Uniti e in Giappone con un ammortamento di 2 anni, 2 in media, sono già in produzione di serie più economici della forza lavoro cinese o indonesiana. Meno male che andare a braccio. Meno male? Che andare a braccio. Chi non a braccio? Tu hai detto che andare a braccio, ma stai leggendo. No, dopo guarda a braccio. No, perché stai andando proprio... Vado veloce, ma purtroppo le cose da dire sono tante. Allora, gli effetti della robotizzazione sono già e saranno ancora più nel corso dei prossimi anni di gran lunga più devastanti nei paesi tecnologicamente meno sviluppati. La liberalizzazione imposta dalle tecnologie applicata a società con bassa produttività del lavoro moltiplicherà molto più massicciamente il numero dei senza lavoro nei paesi che oggi chiamiamo eufemisticamente in via di sviluppo. Nei prossimi anni del XXI secolo, e nei primi 10 anni del XXI secolo si prevedeva che nel corso dei 20 anni successivi l'Europa avrebbe avuto bisogno di almeno 20 milioni di immigrati, rifacendomi a Cosimo, per dare fronte al basso grado di natalità di tutti i paesi europei. E qui non entriamo nel discorso della bassa natalità, perché sennò divaghiamo troppo. Ma non è una colpa dei cittadini europei, è una colpa dei regimi europei, è diverso. Disse sì che ci vogliono far importare carne umana come esattamente nel 1600 in Sud America e così via, ma queste previsioni a distanza di soli 10 anni sembrano già spazzate via da impetuose realtà che non erano state calcolate. Il quadro che si delinea è di gran lunga più raggelante. L'Europa non avrà bisogno di questa immigrazione che si annuncia enormemente più grande di quella che già oggi non siamo in grado di assorbire. Ed è qui c'è tutta la riflessione anche da fare sul perché questi insistono nel voler portare carne umana africana in Europa. Ed è questa follia che i nostri governanti, nella loro ottusa allucinazione, nascondendosi dietro l'immagine delle caritatevoli onlus, stanno continuando a far imbarcare immigrati clandestini che non avranno alcuna possibilità di integrazione, aggiungendo così a devastazione futura al quadrato. E la disoccupazione massa sarà una delle piaghe future, ovviamente. Ma allora, perché continuare a insistere su quanto affermano questi articoli della Costituzione? Articolo 1, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Articolo 3, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 4, la Repubblica riconosce tutti i cittadini il diritto del lavoro, eccetera, eccetera. Articolo 35, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. Articolo 36, il lavoratore ha diritto e in ogni caso è sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Articolo 38, ogni cittadino in abile lavoro sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto a mantenimento e assistenza sociale. E quant'altro dovuta anche a disoccupazione involontaria. L'articolo 46, ai fini delle relazioni economiche e sociali del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare in modi eccetera eccetera, quindi a gestire la Repubblica, e qui è una riflessione da fare bene. Quindi che cosa c'è? Tutti questi articoli in realtà della Costituzione andranno a farsi fottere, tutti i diritti che ci saranno tolti implicitamente senza manco aver bisogno di cambiare la Costituzione, come hanno fatto adesso, perché il lavoro non ci sarà più, quindi tu non avrai neanche diritto di eleggere, in base all'articolo 46, c'è poco da discutere. In Italia lo scambio fra occupati stranieri e locali è il più alto d'Europa, cioè noi abbiamo un tasso di occupazione straniera e extracomunitaria del 6,9% in più, diciamo non in più, rispetto al 6,9% dei lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani.
rispetto ai lavoratori comunitari abbiamo addirittura il 14,9. Cioè noi complessivamente fra 14,9 e 6,9 abbiamo 22% dei lavoratori italiani, cioè lavoratori in Italia che non sono italiani. La percentuale 1 su 4. Tralascio tutto e passo oltre. Voi avete, l'ho lasciato prima, un grafico in cui si dimostra che all'inizio del 1900 c'erano gradualmente nel corso degli anni, poi ovviamente questo non è che all'inizio c'erano 200.000 occupati tra diretti e indotto della Fiat, ma attorno agli anni 50-60 avevamo circa 200.000 operai e maestranze varie occupati all'interno della Fiat, che produceva più o meno 2 milioni di oltre 2-3 milioni di auto all'anno, e buona parte di queste auto, come dicevo prima a proposito della Ford, erano comprate dai lavoratori della Fiat che mediamente se la potevano permettere in 6 mesi di lavoro, quella più utilitaria. Oggi, guardando queste linee, già siamo arrivati al punto di non ritorno, e siamo al 2017, siamo ovviamente al punto X, al punto di incrocio. Da adesso in poi gli operai non potranno comprarsi sempre meno macchine, fino a che non le potranno comprare più, e lì le potranno comprare solo le Tesla, quelli che l'1% dei nababbi o di quelli che stanno comunque bene, perché qualcuno che sarà bene della media borghesia sarà passato all'alta borghesia, ma la media borghesia, la piccola borghesia sarà diventata più ultra proprietaria, perché non ci avrà neanche più figli, mentre fino al 1900 tutte le famiglie proprietarie avevano 5, 6, 8 figli, come quelli di mia suocera, di mio nonno, eccetera. Oggi la famiglia è un figlio, se va bene, altrimenti, siccome la sterilità è galoppante dovuta agli anabolizzanti, dovuti ai conservanti, eccetera, alle varie porcherie che mangiamo quotidianamente, e quindi non abbiamo figli. E questo è un altro motivo del perché non abbiamo figli. Andiamo avanti. Allora, qui anche da Cosimo, prima è stato detto una serie di cose, io vi dico, l'ha detto in maniera diversa, vi dico che per costituire uno Stato, ed è lì diciamo l'obiettivo d'attacco, l'individuo, la morale e lo Stato principalmente. Lo Stato è monetario, legislativo, esecutivo e giudiziario. Però in Costituzione c'è scritto che il monetario non esiste, mentre abbiamo detto in tanti, e tutti praticamente, se non c'è la grana non te sposi, così non si fanno le nozze. Quindi potere monetario, potere lasciamo stare ripasso, ma soprattutto per essere uno Stato, oltre a questi quattro poteri, lo Stato deve avere una serie di elementi costituzionali, costituenti, non la Costituzione, ma precedentemente alla Costituzione uno Stato deve avere degli elementi per cui basarsi per fare uno Stato, e cioè sono i cittadini, perché se non c'è, l'ha detto anche Cosimo, se non c'è un'isola deserta dove c'è nessuno, no, o l'oasi dove sono 10 persone, quello non può essere uno Stato. Ci devono essere i cittadini, le materie prime per sostenerli, quindi gli alimenti in primis e poi tutte le altre cose, l'energia, il sistema monetario. E in questo discorso che ho messo in piedi io, che voi conoscete bene e che se ne discute da un progresso che abbiamo incominciato noi a molti anni fa, Giorgio molto prima di me, ma io almeno 20 anni fa, anche con organizzazioni di vario genere, in cui abbiamo detto che in questa fase storico della nostra civiltà, non della nostra cultura o della nostra epoca, ma della nostra civiltà, se vogliamo rimanere, esistere ancora come civiltà, uno degli elementi, stante tutte queste cose che già ho detto e altre che dirò dopo, se vogliamo sostentarci dobbiamo avere un reddito di cittadinanza, perché non è possibile immaginare che uno lavori e cinque, con gli stipendi da fame che ci era messo, perché 50 anni fa mio padre lavorava solo lui e ci manteneva benissimo a tutti quanti. Quindi dobbiamo essere di nuovo autosufficienti, a prescindere non dal posto di lavoro, ma dall'avere possibilità di lavoro, perché la possibilità di lavoro per gli umani non ci sarà più, poi ve lo dico, poi ve lo spiego.
Quindi questi almeno 5 o meglio 6 elementi fondanti: cittadinanza, materie prime, in particolare alimenti, energia, sistema monetario, reddito di cittadinanza. E quindi faccio un piccolo excursus. Punto 1. Prima della rivoluzione industriale più del 90% della popolazione si occupava di agricoltura, e questo per circa 10.000 anni, non per un giorno o due, 10.000 anni. Nella prima rivoluzione industriale i grandi massi dei lavoratori lasciano l'agricoltura per andare a lavorare alle fabbriche, dove si guadagnava di più. I telai inglesi di storica memoria, della prima, ti ricordi Nicoletta? Anche nelle miniere. Anche nelle miniere a 5 anni, a 6 anni. Ricordatevi il grande scrittore, giornalista... Vincenzo. Cronin, chi dicevi? Chi? Dickens, mi riferivo a Charles Dickens, che parlando della rivoluzione industriale, lui era lì, 1850, scriveva dei suoi tempi, anche di tempi prima. Non c'ero. Quindi nella seconda rivoluzione industriale le macchine e la automatizzazione prendono il posto dell'uomo nell'industria manifatturiera, e le massime di lavoratori lasciano le fabbriche per spostare nel terziario e adottare il computer come strumento di lavoro, fino e tuttora ancora, diciamo, vigente questa situazione. Ora siamo però nel corso della terza rivoluzione, perché è già cominciata terza rivoluzione industriale, nella quale l'incredibile progressione della potenza di calcolo dei moderni lavoratori pone in esubero un crescente numero di lavoratori, anche quelli che lavoravano nell'informatica. Io ci lavoravo e sono dovuto uscire, perché inizialmente guadagnavo cifre interessanti, per non dire notevoli. Quando sono uscito nel 2010, a malapena arrivavo a 1000 euro, non mi conveniva più andare a lavorare. Sono andato in pensione. Guadagno di meno, prendo di meno, ma non ho spese, e quindi poi io faccio una vita più tranquilla, più sana, più corroborante. Va bene. Ora siamo appunto nel terzo, pone in esubero un crescente numero di lavoratori. Attualmente solo il 3% della popolazione si occupa di agricoltura, ma grazie alla macchina agricola la domanda è ampiamente soddisfatta dalla complessa produzione. A seguito di questo, la realtà vuole che le masse di lavoratori che escono dal terziario entrano a far parte del mondo della disoccupazione.